Vediamo quelli che sono i partecipanti, iniziando da Johnny Herbert, che viene indicato come Formula One broadcaster, come collega, no? In realtà ricordiamo anche la vittoria in Formula 1, il suo passato glorioso in Formula 1. Attenzione, tantissimi tifosi in Italia per Luca Salvadori. Poi andremo in dettaglio anche nel presentarvi quelli che sono i nostri piloti, il nostro pilota Luca Salvadori. Abbiamo intravisto anche l'immagine di Robert Schwarzman, da non dimenticare, campione della Formula 3. Pensa, Hülkenberg Matteo è andato via dalla Formula 1 ed è il primo a correre quest'anno. Pensa alla voglia che un pilota ha, e quando si dice, tu lo dici spesso, un pilota è pilota tutta la vita, questo lo dimostra, perché neanche qualche mese fuori dalle competizioni e non ce la faceva, la voglia di tornare, lo fa nel mondo virtuale, perché ahimè quello reale non ha riuscito a trovare un sedile. E tra gli altri abbiamo detto di Hülkenberg, Luca Salvadori, 28enne milanese, figlio d'arte peraltro di passione motoristica, anche se ha seguito un'altra strada, no? Quella di due ruote contro la passione del papà per le quattro. Esatto, figlio del grande Maurizio Salvadori, titolare del team Trident, team che corre sia in Formula 2 che in Formula 3. Luca è un pilota di moto e un forte youtuber, e quindi ha un grande seguito di fan a livello proprio social, e vedremo come andrà a comportarsi. Tutti devono prendere un po' le misure. Iniziata la qualifica, sono 18 minuti. Questo è un bel giro di Luca Salvadori inquadrato. Vai. Vedi che già lui ha delle traiettorie decisamente migliori rispetto a quelle di Johnny Herbert. Qua nella sezione più veloce. Ottimo. Abbiamo detto prima, quinta marcia per lui. Si vede che ci dà lui, c'è traffico davanti però adesso. Ma seconda, prima, vedi qua Herbert era in seconda, Luca in prima. Marcia giusta, adesso ha un po' di traffico davanti. Questa è una staccata difficile che riguarda freni in combinato, freno e tanto angolo sterzo, facile bloccare l'anteriore sinistra. In uscita, prima marcia, conta andare sul gas tanto presto, perché poi devi avere trazione e sviluppare velocità. Buono il giro di Luca. Intanto Gutierrez si prende la pole position provvisoria, 1.28.2 contro 1.28, 638 di Philip Heng, terza posizione per Latifi. Stoffel Vandoorne in quarta, ma viene dato non evidenziato, quindi credo con penalità. Zhou in quinta, Anthony Davidson in sesta posizione, Luca Salvadori in settima. Vediamo adesso come va a chiudere il suo giro. Cosa stai facendo? Tweet us, what was Anthony Davidson? Dai. Vediamo poi hashtag ai motori. Tanto Salvadori chiude il giro, sale in terza. L'abbiamo detto, era un bel giro, quello di Luca l'aveva impostato bene. Eccola qua, griglia di partenza. Nico Hülkenberg con Luca Salvadori, Johnny Herbert 16. Davidson 12. Dai, via. Dentro. Ci siamo allora, 14 giri segnati. In pole position c'è Philip Heng con Esteban Gutierrez in prima fila, si muove quasi. Ci siamo, 4, 5, 6 motori, lo spegnimento via del Gran Premio delle Marche. Scatta adesso, forse si spengono i semafori, ma c'è una maniera gialla, ecco, un po' di lento. Parte Philip Heng con Esteban Gutierrez, vediamo se ci prova subito, si apre una ventaglia lì dietro. Oh, gran botto con una rossa coinvolta. Grande incidente dietro Johnny Herbert. Ma no, non è possibile che Johnny... Cosa ha fatto Johnny Herbert? Che è il primo... Gutierrez a muro. C'è Johnny Herbert, ma non so come fa a essere lì in prima posizione. Philip Heng. Va bene, Zhou. Robert Schwarzman in quarta posizione. È in giro, l'avevamo detto che era pericolosissimo Johnny Herbert, che vagheggiava per la pista, e così è, con Philip Heng che è andato prepotentemente a prendersi la prima guarda Johnny di nuovo, attenzione dietro a Schwarzman, si apre un ventaglio. Stoffel Vandoorne che passa Luca Salvadori. Johnny Herbert sta creando un po' di confusione lì, invece è bella bagarre qua dietro. Si è girato, Vandoorne si è preso con Schwarzman, ne approfitta Salvadori con Toro Rosso, non ancora Alfa Tauri, per salire in quinta posizione, che poi è una quarta considerando Johnny Herbert. Da solo può far caos adesso, con Fowler che vede lì davanti Salvadori, messo sotto pressione da Sado Kister, ruota a ruota tra due compagni di squadra. Lando ancora aspetta, Sado Kister resta alle spalle di Luca Salvadori. Philip Heng davanti a Zhou, Johnny Herbert in terza, Salvadori in quarta, Sado Kister, Redai, Lando Norris in settima posizione, anzi Paul Chaloner. Oh, dietro tra due compagni.
compagni di squadra, ma non si fa così, non si fa così. Sadokis che è andato a tamponare in curva 4, proprio l'incolpevole Luca Salvadori che era già a centro curva, ha perso il posteriore. Ma non si fa così. No, non ci voleva questo. No. Dai Luca, che è ancora lì però, è ancora lì. Zu è là dietro. È là, si vede lo specchietto di sinistra, compare per un attimo, si sposta a destra, attenzione dietro con Luca Salvadori che prova a ricostruire la sua gara con Jimmy Broadbent che è in settima posizione alle spalle di Super Lando Norris e torna dentro anche Robert Schwarzman con Stoffel Van Dorn. Luca, Peter, ok. Box. Oh no, stay out. I'm already in too late. Oh no. Okay. Vai, parti, saremo in gara, uscita dai box. Abbiamo effettuato tutte le soste a disposizione, quella era l'ultima. L'ultima curva. Oh, va un po' lungo Luca. E allora vanno ruota a ruota. Vanno ruota a ruota sul rettilineo. Ruota a ruota. Sfrutta la potenza del motore Ferrari, si mette in scia. Luca mentre c'è il pit stop lì. Per Johnny Herbert che rientra proprio davanti a Luca Salvadori. Deve farlo fuori subito Luca. Pericoloso Johnny Herbert. E qui Hulkenberg di nuovo ancora con Veganovic. E c'è anche Gutierrez con la Mercedes in corso d'opera durante le verifiche. Salvadori vuole tenere la posizione ottavo su Latifi e attenzione, colpo di scena perché Lando Norris ha ripreso il volante in mano, sì, è riuscito a ricollegarsi dopo il pit stop, ecco. E quindi c'è Lando Norris che è in quinta posizione. Qui vediamo la lotta per l'ottava con Luca Salvadori e Latifi con la Williams. Ruota a ruota, sfrutta il DRS per chiudere il sorpasso, vediamo se riesce a trovare l'incrocio. Luca, contatto sul posteriore. I'm with 9. All right, cool. Sorry for hitting you. I feel like we both carried a lot. Boys, are you up for another race? Yes. Another race? I asked the chat if they want to do another 25% reverse grid race. And it would be down to the drivers if they want to do it. I would confirm to them that you would do it. Bello, che sorpasso. Would you like to do another one? Yeah. Did you set up? Yeah. No, anche perché sta qua me l'ha rubata. Redai, Luca Salvadori e Latifi. Latifi ha passato Redai e arriva anche Luca Salvadori per la settima posizione. Su Redai. Lando giro più veloce, intanto non sappiamo se guida lui o meno, però giro più veloce. Sì, adesso è lui. Adesso è Lando che vuole andare a prendersi. Difficile la vittoria, ormai siamo negli ultimi giri. E qui è la battaglia per la settima posizione. Classifica Zhu, Heng, poi vedremo con le penalità. Stoffel Van Dorn in terza, Jimmy Broadbent in quarta, Lando Norris in quinta, cercherà quantomeno di prendere la quarta posizione. Difficile pensare al podio se non con qualche errore davanti. Due piloti Formula 1 attuali, Lando Norris e Latifi in quinta e sesta posizione, poi Paul Chalmers in settima, seguito, eccolo on board da Salvadori, poi Dino Veganovic alle spalle dei due, poi Hulkenberg, poi Esteban Gutierrez, ancora in lotta tra di loro per quella che è l'ultima posizione in zona punti. Eravamo on board intanto con Luca Salvadori, pulito nella sua guida, preciso, segue da 6 decimi Redai che a sua volta segue a 4 decimi Nicolas Latifi, quindi potenzialmente per Luca c'è la possibilità di agguantare la sesta posizione. Vai Luca. Ah, ma adesso siamo tutti qua. Bravo, ciao zio. Porca troia. Nice one, Luca. Nice one. Thank you. C'ho un as dietro. Ma che
Non c'è il... Ah, non c'è più il cartello dei 50 lì, ecco perché non lo trovo più. Stiamo raggiungendo la vettura di fronte, ma dobbiamo anche tenere d'occhio le gomme. Non faremo un'altra sosta ai box. Sei all'ultimo giro. After the finish, you mean? Die, die, die! Just keep it clean. Focus, focus. Il serbatoio è praticamente vuoto, c'è carburante per meno di un... Yo, that Renault guy actually won? Yep. Wow, he was so slow in quali. I'm impressed. Oh, that's collision, Lando, collision, collision, collision. Keep focus, guys. I think it's not enough. Yes! Woo! Nice job, Luca. Thank you. Nice job, Luca. Well done, man. Well done. Thank you. Wow. What the fuck? With Latifi. Woo! Well done, man. We'll be right back.